walking around the Christmas tree at the Christmas. Il borgo di Monbaroccio torna ad accendersi e ad animarsi con È Natale. Primo weekend positivo, quello passato con presenze dalle varie località vicine e non solo, che non hanno voluto perdersi il primo appuntamento con i mercatini natalizi nella nostra provincia. Confermate tra le tante iniziative le scene suggestive come il villaggio invernale, la casa di Babbo Natale, come anche i mercatini con i prodotti tipici locali e i presepi in legno. Tra le note degli zampognari di sabato scorso è stato dato il via alla 22esima edizione della manifestazione. Sì, sicuramente abbiamo riconfermato un po' le nostre punte di diamante, come la nevicata, che nonostante la pandemia siamo riusciti comunque a riproporla. Le varie location sparse per le vie del borgo e ovviamente le location hanno ogni anno qualcosa di diverso da scoprire, così che anche il visitatore che è venuto negli scorsi anni quest'anno trova qualcosa di nuovo. Tanti anche i volontari che fin dal primo giorno hanno collaborato per l'allestimento e la riuscita della manifestazione dopo il fermo dello scorso anno. Monbaroccio ha voluto rispondere col suo borgo, ha voluto rispondere con i suoi volontari che ringrazio dal primo all'ultimo, da quelli con le casacche gialle che vedete in giro, a quelli che sono dietro i fornelli, a quelli che sono sul territorio per evitare assembramenti, a tutti i ragazzi della Proloco e a tutte le associazioni che hanno collaborato. Per me è un orgoglio perché in questo momento in cui ci sono tutte queste difficoltà, queste restrizioni, pensare di cominciare a vedere qualcosa, un po' di luce, fare un qualcosa che aiuta il territorio in maniera positiva è veramente un valore aggiunto che mi inorgoglisce per il ruolo che ricopro. L'evento, in programma anche il 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre, è promosso dalla Proloco e dal Comune di Monbaroccio con il patrocinio della provincia di Pesaro e Urbino, dalla Regione Marche e dal Comitato Provinciale dell'Umbria. Infatti, con la partenza dei mercatini di Monbaroccio, si è dato il via al programma del progetto del Natale che non ti aspetti. È diventato oramai un evento destagionalizzante, turistico per il nostro territorio, che vede in prima persona impegnati tutti i volontari, ma anche la Regione Marche al nostro fianco e anche tutte le associazioni di categoria. Perché non scordiamoci che è importante lavorare insieme, lavorare uniti, lavorare in sinergia e l'unione fa la forza. Questi sono i risultati che oggi ci hanno portato ad avere un Natale così veramente pieno di soddisfazioni, pieno di presenze, pieno di turisti. Un momento nel quale dal 27 novembre fino al 6 di gennaio troviamo i nostri alberghi, i nostri ristoranti pieni di turisti e questo ci dà la possibilità di avere un'economia del territorio, un turismo del territorio molto molto importante.